arrivati al Notes di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, agli appuntamenti dei prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi che torna la musica del festival Suoni di Marca sulle mura di Treviso. 15 giorni di concerti con artisti nazionali ed internazionali. Tutte le sere sono ad ingresso libero fino al 30 luglio. Un'ampia area del percorso del festival è dedicata poi alla mostra mercato. Troverete infatti un variopinto mercatino e stand espositivi con ampi spazi dedicati alle famiglie oltre al percorso del gusto. Tutti gli artisti e i dettagli delle varie serate sulla pagina Facebook e sul sito Suoni di Marca. L'estate trevigiana vi aspetta. Nel 2001 si svolse il G8 di Genova. Per la terza volta l'Italia ospitò il forum dei governi delle principali potenze più industrializzate del mondo, divenute 8 con l'ingresso della Russia nel 1998. La scelta di Genova come sede si rivelò non proprio felice. Fin dalla vigilia del vertice si registrarono scontri tra le forze dell'ordine e i dimostranti. Le fasi più drammatiche si ebbero con la morte di un giovane dimostrante, Carlo Giuliani, e con il blitz delle forze dell'ordine alla scuola di Diaz. Il compito più difficile nella vita è quello di cambiare se stessi. Nelson Mandela. La curiosità del territorio di oggi ci porta a conoscere il rifugio Città Fiume. All'ombra del Monte Pelmo e il Caregon del Padre Eterno, così è il nome del maestoso e incredibile Monte Pelmo, infatti. Il rifugio si trova in un pianoro dove le mucche della malga pascolano liberamente, dove i bambini possono anche giocare nei prati all'ombra del maestoso Caregon. Il rifugio, ricavato dall'antica malga Durona e inaugurato il 20 settembre 1964, deve il suo nome ad un gruppo di fiumani in esilio durante gli anni 20 del Novecento. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.